del Fino Summer Camp. Siamo al secondo giorno, Mauro Esposito. Intanto complimenti per questa iniziativa, non solo di Prammatica, ma assolutamente sinceri. Per il momento mi pare un bilancio positivo, no? Bene. Sì, ti ringrazio, ma sono contento veramente perché ho fatto i primi due giorni veramente belli, i ragazzi si stanno divertendo e soprattutto cerchiamo di insegnargli qualcosa che oggi i ragazzi hanno bisogno. Andiamo a curare soprattutto quelli che sono i gesti tecnici e che sono la base poi del calcio, no? E i ragazzi oggi... La qualità. Esatto, perché oggi con la qualità che è scesa tantissimo, secondo me i ragazzi che ce ne sono bravi in giro, io adesso lavoro col Pescara e abbiamo veramente nel settore giovanile dei ragazzi interessanti. Senti, per affinare la tecnica di questi ragazzi, quindi parlando di qualità, è fondamentale, direi, no? La ripetizione del gesto. Sì, sì, ma è quello che dico ai ragazzi, ma non soltanto oggi, soprattutto quando parliamo di ragazzi settore giovanile, il gesto tecnico va, lo devono anche sbagliare, perché è lì che quando lo sbagli lo migliori, no? E soprattutto se lo fai con una certa intensità. Facendo con una certa intensità, ripetendo il gesto più volte, i ragazzi poi vanno a migliorarli. È quello che stiamo provando a fare in questo camp, ma che dovrebbe essere la base, insomma, anche durante l'anno con le squadre dei club. Senti Mauro, i tempi sono cambiati, ma quanto manca la strada ai ragazzi di oggi? Manca tanto, perché quello che dico sempre anche ai ragazzi miei, io non avevo nulla e io quando mi allenavo poi non vedevo l'ora di tornare a casa e continuavo a giocare. Oggi è vero che sono cambiati i tempi, come dicevi tu, ma i ragazzi di oggi hanno molte distrazioni. Per te è come tornare indietro nel tempo, perché tu sei cresciuto nel Pescara, insomma facciamo un po' di storia, no? Sfogliamo l'album dei ricordi, hai esordito giovanissimo in Serie B, merito di Maurizio Viscidi. Partita in Reggio Emilia, gennaio 98 se non vado errato, l'anno dopo si è esploso, 12 gol a neanche 19 anni in Serie B. Sì, ringrazio Maurizio Viscidi perché fu lui che mi fece esordire. Io allora avevo 18 anni e mi affacciavo al primo campionato di B quell'anno. Poi l'anno dopo feci quell'annata straordinaria in Serie B e l'unico rammarica che porto nella mia carriera è proprio quella, perché per un punto non andammo in Serie A. Poi tu hai giocato con grandi campioni, Cagliari, Zolar, Roma, Totti, Cagliari anche su Azzo, voglio dire, insomma, ecco, hai anche esordito in nazionale, sei presenze, prima con Lippi, proprio nel 2004 con la Slovenia, poi qualche presenza anche con Donadoni, ecco. Hai qualche rimpianto? Perché comunque la tua carriera è stata importante. Beh, potevi fare di più, secondo te? Ma sicuramente sì, perché io dopo i due anni di Pescara da protagonista poi ho fatto sì 6 anni alla grande a Cagliari. Poi per me si era aperta la possibilità di andare a Roma, andai alla Roma e lì forse non sono riuscito a sfruttare in pieno l'occasione. Però è anche vero che nel primo anno io non stavo ancora bene perché mi ero operato al crociato, quindi sai benissimo che quando vai in una grande squadra poi dopo non è che ti aspettano. Io non ho colto l'occasione subito e giocai pochissimo, quindi ad oggi ti potrei dire sì, soprattutto in una grande squadra potevo fare di più, però da un'altra parte sono contento perché comunque ho fatto 10 anni di A, ho esordito in nazionale e mi posso ritenere comunque soddisfatto della carriera che ho fatto. E quindi per concludere questa intervista un consiglio da dare proprio a questi ragazzi: loro devono sognare, è giusto che sia così, non devono sognare i rispettivi genitori. Ha detto una cosa molto bella all'atto della presentazione di questo camp proprio Danilo Sodimo, mi è piaciuta tantissimo. Sì, è vero, noi i ragazzi devono capire che oggi c'è più possibilità di arrivare a giocare a grandi livelli di quanto ho iniziato io e non devono perdere la fame, che è quella che un po' manca nei ragazzi oggi. Sì, come dicevi tu Danilo, purtroppo la questione dei genitori non la possiamo risolvere noi così, però prima non era così ai tuoi tempi, vero? Ma io mi sbaglio? Faccio sempre l'esempio di mio padre, che quando veniva a vedermi a Pescara quando avevo 12 anni si metteva sempre da parte che a vedere le partite. Non si è perso una partita mio padre, però non mi ha mai detto, non mi ha mai detto niente mio padre. Forse il primo complimento me l'ha fatto quando ho esordito in Serie A, quindi perché mi ha fatto fare il mio percorso, mi ha fatto fare la mia crescita senza mettermi tanta pressione. Però devono capire
capire questo i genitori, far fare il proprio percorso, la propria crescita ai propri figli e farli divertire, soprattutto quando si parte da un'età che si affaccia al settore giovanile.